che mai, per questa ragione io ritengo che oggi più che mai sia necessario affermare e riaffermare quello che la Corte Costituzionale italiana sancì già nei primi anni 70, cioè che la informazione è pietra angolare della democrazia. L'obiettivo è di arrivare a una carta europea per la libertà di informazione. L'Europa è molto attenta giustamente ai conti, è intervenuta a suo tempo a piedi uniti sulla Grecia, non è intervenuta nello stesso modo sull'Ungheria di Orban, sulla Polonia, dove vengono violate le leggi fondamentali anche della libertà di informazione. Noi vogliamo che sia approvata una carta europea che dia alla libertà di informazione lo stesso valore che si dà ai soldi alla finanza. Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, e qui per la time to care, cioè tempo di prendersi cura, e qui per parlare del documento europeo sull'informazione. Intanto prendersi cura vuol dire prendersi cura noi giornalisti, prendersi cura dei nostri lettori, di chi ci ascolta, di chi ci guarda, di chi ripone fiducia in un tempo così complesso nel giornalismo e nella ricerca della verità. Ecco perché è importante l'articolo 21 della nostra Costituzione, che non è soltanto il diritto dovere del giornalista a informare, ma è soprattutto il diritto del cittadino a essere informato. Un cittadino informato avrà la possibilità di scegliere da che parte stare, di valutare ciò che gli accade accanto. Ecco perché il nostro ruolo è così fondamentale nel nostro paese e in Europa. E arriva la seconda parte della tua domanda, con lo spirito di Antonio Megalizzi, se mi permettete. E noi dobbiamo chiedere all'Europa di non arrivare dopo, come è accaduto con Jean Kuciak, con Daphne Caruana Galizia, ma di proteggere il giornalista e il giornalismo mentre questi esercitano un ruolo fondamentale, che è appunto quello di informare. Ecco, il diritto all'informazione si pone anche in continuità con i principi fissati nella Carta di Assisi, e questa carta è una sorta di prosecuzione ideale della precedente. Assolutamente sì, è un filo rosso che prosegue, che si annoda e che sta a noi mettere in campo ogni giorno. Parole non pietre era la Carta di Assisi, proprio per rispecchiare l'importanza delle parole in un momento in cui le parole spesso vengono usate come pietre, vengono usate come manganelli. Noi invece dobbiamo usarle per informare all'interno dei confini della buona educazione, ma soprattutto del rispetto degli altri. Grazie. Stefano Corradino, direttore della webzine Articolo 21, dell'associazione Articolo 21, qui a Perugia per Time to Care, tempo per occuparsi, per prendersi cura, e qui per discutere per una carta europea dell'informazione. Una carta europea per l'informazione è fondamentale, perché di informazione non si può parlare ormai a compartimenti stagni, non si può parlare solo dei problemi e delle dinamiche dell'informazione in Italia, perché riguarda quantomeno il continente europeo, perché i giornalisti sono oggi più che mai oggetto di minacce, di insulti, di aggressioni, di diffamazioni ogni qualvolta affrontano temi delicati, a partire dal tema dell'immigrazione, che è diventato un nervo scoperto, per cui ogni volta che un giornalista tocca un tema come questo, parlando della condizione così difficile dei migranti, la condizione anche di sfruttamento, di caporalato che molti migranti vivono in tante zone del paese, immediatamente arrivano attacchi dai cosiddetti squadristi da tastiera, e soprattutto in internet, sui social, arrivano queste vere e proprie aggressioni nei confronti dei giornalisti che si occupano di questi temi. E poi ci sono altri temi all'ordine del giorno, ad esempio la
destra, eversiva, xenofoba, che in molte realtà sta cercando di rialzare la testa, e quindi ci sono alcuni giornalisti che per documentare alcune situazioni di questo tipo vengono attaccati. Paolo Berizzi è uno dei giornalisti che interviene a questa iniziativa, è stato il primo giornalista ad occuparsi proprio della formazione dei nuovi gruppi neofascisti ed è sotto scorta proprio perché ha subito continuamente aggressioni. Sono tanti i giornalisti presenti, qui c'è anche il presidente dei giornalisti a livello europeo, Gutierrez, e tanti altri che hanno come obiettivo quello di creare una carta europea dell'informazione che serva in qualche modo a tutelare i giornalisti per consentire loro di potersi occupare liberamente di determinati temi senza dover essere continuamente oggetto di minacce, di attacchi e di aggressioni.